Oh, eccoci di nuovo qui. Fate finta che è passata una mezz'oretta, eh? Una mezz'oretta per far riposare un po' la pasta. Ci vuole. Quindi adesso la andiamo a stendere e prepariamo i nostri tonnarelli che andremo poi a condire con il pesto di pistacchio e la mortadella. Ok? Prepariamo la nostra sfoglia. Cercate di tirarla rettangolare, che vi serve da mettere sopra la vostra chitarra. Usate la farina di grano duro per stenderla, così non si attacca. È venuta bella bella asciutta la sfoglia, perfetta per i tonnarelli. Deve essere una sfoglia molto ruvida, spessa. I tonnarelli devono venire belli erti. Eccoci qua, ci siamo, eh? Ci siamo. La nostra sfoglia è quasi pronta. E poi vedremo come va tagliata sopra la nostra chitarra. Eccola qua. Vede, bella alta, non sottile. Anche perché quando la andremo a mettere sopra si taglierà ulteriormente, si schiaccerà ulteriormente. Quindi, dalla parte, la mettiamo dalla parte che più stretta e poi procedete in questo modo. Vedete che continua a stendersi la pasta, quindi la dovete lasciare bella alta. Ecco qua. Sono i tonnarelli alla chitarra. Eccoli qua. Perfetti. Vedremo, sono belli. Prendiamo anche questa. Suona. Eccoli qua. Abbiamo la nostra porzione di tonnarelli che abbiamo fatta. Adesso belli belli asciutti asciutti. L'acqua già bolle. Adesso ci trasferiamo di là e vediamo come andremo a condire i nostri tonnarelli. Quindi spostiamoci dall'altra parte. Ci stiamo spostando, un attimo soltanto, e ci sistemiamo per benino. Io faccio tutto da sola, quindi non ho operatore video, per cui
devo fare tutto quanto da sola, quindi piano piano ci sistemiamo e facciamo tutto. Ok, bene, ci siamo, vediamo se inquadriamo bene tutto, se la poi mi sgridate e avete ragione che non si vede, perfetto. Bene, come ho detto, l'acqua già bolle, poco sale abbiamo messo, accendiamo la nostra salsa pasta, abbiamo messo un pezzettino di burro, appena appena, abbiamo della mortadella, un trancio di mortadella, e andremo a fare a pezzettini, chiaramente quello sufficiente alla nostra porzione di pasta. Ecco qua, lo vediamo, ecco, facciamo ecco fatto, sono sufficienti, se no qua dopo è troppo, facciamo pezzettini. Il nostro burro si sta sciogliendo. Metteremo insieme con la mortadella e un pochino la metteremo sopra. Ecco qua, mamma mia che profumo ragazzi, è un tributo di profumi. Ecco qui, questa la facciamo andare intanto e poi prepariamo il pesto di pistacchio. È sufficiente un semplice frullatore ad immersione. Ecco qui, un bel problema. Ok, ci mettiamo qua. Perfetto, tanto questa la facciamo rosolare. Quindi mettiamo 2 cucchiai di farina di pistacchio, uno e mezzo, così, poi dipende sempre dalla quantità di quello che state per preparare. Mettiamo un pochino d'olio, e mettiamo, qui abbiamo mischiato il fischerato insieme, pecorino e parmigiano, in modo che non viene troppo forte di pecorino, e mettiamo 2 cucchiai. Poi appena un pochino di aglio, ma proprio è una porzione, quindi ci regoliamo e mettiamo appena un pochino, proprio per dargli il profumo. Mettiamo un pochino di acqua. Il tutto, via, bene, possiamo aggiungere un altro pochino di formaggio, così la facciamo bella cremosa. Ecco qua, ci siamo. Abbiamo preparato, scusatemi, adesso ve lo faccio vedere, ecco qua, non deve essere troppo denso, anche perché è una pasta fatta all'uovo, quella già si cremolerà da sola. Grazie Gio.
ti ringrazio. Ok, quindi è pronta anche la nostra mortadella. Adesso un pochino la togliamo appena appena. Togliamo un pochettino, la metteremo sopra. Ok, possiamo cuocere, andare a mettere in cottura i nostri pennarelli, eccoli qua, hanno bisogno di pochissima cottura, la pasta fatta in casa cuoce subito. Ci siamo muniti sempre del nostro attrezzino, ecco qua la mortadella bella croccante, perfetto, mettiamo, bene, tiratevi sul bel dente che poi faremo mantellare bene la mortadella con la mortadella, devono prendere bene bene il sapore. Quindi metteremo un pochino di acqua della pasta in questo modo, faremo terminare la cottura in padella, mi raccomando, in questo modo assorbirà il sapore della mortadella. Ecco, vediamo un po', inquadriamo la padella. Ok, eccola la padella, perfetto. Un altro piccolo pezzettino appena appena di acqua della pasta. Abbiamo lasciato proprio il dente, abbiamo proprio messa in cottura, come è venuta a casa l'abbiamo tirata su. Ecco qui. Avete visto un piatto velocissimo, abbiamo messo proprio poco a prepararlo. Bene, la mortadella profuma, profumatissima. Adesso andremo a mettere il nostro pesto. Un po' di pistacchio, un pochino di aglio, pecorino e parmigiano. E abbiamo messo un goccettino di acqua della pasta. Bene, possiamo spegnere il tavolo, mettiamo il nostro pesto, benissimo, avete visto come è venuto bello cremoso, chiudiamo la nostra pasta, se necessario aggiungiamo un pochino di acqua della pasta, come sempre, un pochino. Benissimo, come vedete il nostro piatto è bello bello bello, è venuto perfetto, ecco, bello cremoso e profumato. Abbiamo fatto, avete visto? Abbiamo messo proprio appena 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 un pochino di tempo. Possiamo piattare. Mettiamo la nostra, il nostro condimento. Posso assicurare che sprigiona un profumo a
aggiungiamo quella che avevamo messo da parte, la mortadella croccante sopra. Ok. E mettiamo un po' di formaggio. Benissimo. Eccolo qua. Il nostro piatto, come vedete, è pronto. Ricapitoliamo. Per una porzione abbiamo messo 2 cucchiai di... Accidenti, che bella colazione! Giode, pozzino! Allora, abbiamo messo praticamente 2 cucchiai di pistacchio, 2 cucchiai di formaggio miscelato tra pecorino e parmigiano, una noce di burro per saltare la nostra mortadella da dini in padella, abbiamo messo diciamo 100 grammi di mortadella, dopodiché abbiamo frullato insieme il pistacchio, un pochino di acqua della pasta, appena un profumo di aglio e il formaggio. E nel frattempo abbiamo rosolato la nostra mortadella, un pochino l'abbiamo tolta per mettere sopra, per decorare. Abbiamo cotto i nostri tonnerelli appena buttati in acqua e tirati su, che non vengono su belli al dente. Li abbiamo mantecati insieme prima con la mortadella e un pochino di acqua della pasta, abbiamo fatto terminare la cottura. Una volta fatto ciò, abbiamo messo il nostro pesto di pistacchio e abbiamo mantecato tutto a fuoco spento. Se necessario aggiungete un pochino di acqua della pasta se vedete che tira troppo. Dopodiché abbiamo impiattato, abbiamo messo la mortadella restante sopra e un po' di formaggio. Bene, il nostro piatto, eccolo qui, è pronto. Un bacio, un abbraccio a tutti e alla prossima ricettina. Ciao, grazie della vostra attenzione. Ciao Gio, grazie.